Vi do il benvenuto a questo ciclo che inizia oggi e che ci accompagnerà fino a maggio. Sono previsti due webinar durante aprile e due webinar durante maggio. Affronteremo il tema della cittadinanza digitale, dei diritti dei cittadini digitali e le guide, insomma, che li illustrano. Io vi ricordo che questo ciclo di webinar viene organizzato da Agid e Formez all'interno del progetto Formazione e Informazione per la Transizione Digitale per la PA, in particolare all'interno della linea 1 che si occupa della gestione della trasformazione digitale. Sapete che c'è un calendario, insomma, ricco anche di eventi formativi fino a tutto maggio, proprio all'interno di questa linea. In particolare, i quattro webinar che formano il ciclo affronteranno il tema della tutela dei diritti di cittadinanza digitale. A questi sono dedicati i primi due, e poi nella seconda parte, quella di maggio, il webinar 3 e il webinar 4 illustreranno la guida dei diritti di cittadinanza digitale. Come al solito, vi ricordo che per avere l'attestato di partecipazione che vi rilascerà poi Agid, bisogna partecipare a tre webinar su quattro. Gli attestati vi verranno rilasciati in un periodo successivo, naturalmente alla fine dei nostri webinar, e li riceverete direttamente sull'indirizzo di posta elettronica che avete indicato al momento dell'iscrizione. Non abbiate fretta di ricevere gli attestati perché, siccome siete sempre numerosi, questa fase ci richiede un po' di tempo per mandarli poi direttamente ai vostri indirizzi di posta elettronica. Allora, io vi ricordo che oggi abbiamo una unica esperta, Viviana De Paola di Agid, che gestirà completamente il webinar, quindi farà una prima parte in cui appunto parlerà del regolamento del difensore civico per il digitale. Farà una pausa e poi riprenderà. Ci sarà una piccola pausa caffè dopo i primi 25 minuti. C'è sempre la possibilità, che io vi ricordo, di porre domande all'esperta. Se le diciamo inserite nella chat, noi poi le selezioniamo e nell'ultima parte, negli ultimi 25 minuti in questo caso, Viviana De Paola vi risponderà rispetto appunto ad approfondimenti, dubbi, chiarimenti di cui volete parlare. Allora, io vi ricordo appunto che oggi si parla di regolamenti del difensore civico per il digitale. Il regolamento fissa, si basa su questa determinazione 357 del 2019 di Agid, e fissa i compiti del difensore civico per il digitale, cioè di quella figura che è prevista dal CAD, che garantisce i diritti digitali dei cittadini e delle imprese. Non vi rubo più tempo, se ci sono domande rispetto all'organizzazione le fate durante. Vi ricordo sempre che alla fine del webinar e entro domani voi trovate sulla pagina di EventiPA da cui vi siete iscritti la registrazione del webinar e i materiali, le slide che usa la nostra esperta, che vi illustra stamattina la nostra esperta. Vi metteremo in chat poi il link. Adesso chiedo a Viviana di collegarsi con microfono e webcam, così vediamo se si vede e si vede, vediamo se ti sentiamo, Viviana. Patrizia, mi senti? Perfetto. Benissimo, e allora buon webinar, buon inizio e a dopo. Grazie Patrizia della presentazione. Buongiorno a tutti e benvenuti a questa parte appunto della tutela dei diritti di cittadinanza digitali. E questi saranno appunto due webinar, quindi il 5 oggi e il 12. Dopodiché a maggio appunto ci sarà proprio la presentazione, la guida dei diritti di cittadinanza a cui abbiamo lavorato. Noi componenti dell'Ufficio del Difensore Civico per il Digitale, proprio come linea di azione del piano triennale.
Quindi cittadinanza digitale che è prevista dal codice dell'amministrazione digitale, già inserita da una legge del 2005, che si chiama appunto proprio l'articolo 1 di questa legge del 2005, Carta della cittadinanza digitale. Quindi in questo senso c'è proprio una sezione del codice dell'amministrazione digitale prevista per questi diritti, quindi dall'articolo 3 all'articolo 9, sostanzialmente. Perché iniziare, diciamo, dalla parte della tutela? Perché questi regolamenti ovviamente sono diciamo, da appunto condividere e diffondere con le amministrazioni, visto che c'è stato un cambiamento normativo proprio nel 2021, a far data quindi dal 1 giugno del 2021, proprio per l'attività del difensore civico per il digitale. Il difensore civico per il digitale è, diciamo, già previsto dal 1 gennaio 2018, dal CAD, proprio per accettare, diciamo, e valutare e verificare le segnalazioni da parte di cittadini imprese. Nel codice dell'amministrazione digitale abbiamo appunto l'articolo 7, comma 4, che fa riferimento proprio ai diritti, al diritto ai servizi online semplici e integrati, a cui sia cittadini che imprese devono accedere. Si parla tanto appunto di servizi in rete, a cui poter ovviamente accedere autenticandosi, sappiamo, tramite le identità digitali, quindi SPID, carta d'identità elettronica, CIE e CNS, carta nazionale di servizi. In questo ambito farò un breve così excursus dei diritti, in modo tale anche da far comprendere, diciamo, tutte le segnalazioni, anche trattate, insomma, ricevute nel corso del tempo, quindi dal 2018 più o meno, insomma, ad oggi. Quindi per lo più appunto diritto di accedere ai servizi, di fruire appunto dei servizi, di usare le tecnologie, quindi il diritto di poter utilizzare le identità digitali per accedere a questi servizi, di accedere anche al punto di accesso telematico unico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quindi l'app IO, che tutti conoscete, insomma, anche attraverso i bonus che si sono susseguiti nel tempo. Quindi, e le amministrazioni ovviamente devono comunque aderire a tutte queste piattaforme abilitanti, quindi permettere ai cittadini di pagare in modalità telematica e anche accedere ai servizi tramite identità digitale e comunicare attraverso un domicilio digitale, che sappiamo appunto c'è l'INIPEC come registro dei domicili digitali dei professionisti e delle imprese, professionisti che sono iscritti in albi, e l'INAD, che è l'Indice Nazionale delle Persone Fisiche e dei professionisti che non sono iscritti in albi, che appunto, diciamo, adesso ANPR, l'anagrafe nazionale, è conclusa, quindi ci sarà poi uno scambio, un reciproco aggiornamento dei dati da parte sia di INAD che ANPR. Anche il diritto appunto a scaricare certificati, come è possibile, appunto 14 certificati si possono scaricare dall'anagrafe nazionale popolazione residente sul sito del Ministero dell'Interno. Quindi i servizi ovviamente sono tanti, vengono messi a disposizione dai soggetti pubblici sostanzialmente. In questi ambiti, il cittadino, in questo ambito, sia i cittadini che le imprese possono appunto inviare segnalazioni, ma oltre il difensore civico per il digitale possono comunque ricorrere all'autorità giudiziaria. In questo caso, appunto, il decreto legislativo 198 del 2009, che prevede appunto la possibilità di ricorrere in giudizio notificando una diffida all'organo di vertice dell'amministrazione, quindi diciamo, segnalando questa mancata possibilità di esercitare il diritto. E facendo in modo che l'amministrazione entro un termine di 90 giorni concluda il procedimento, quindi rendendo utile, insomma, il servizio al cittadino.
Sempre appunto il decreto legislativo 82-2005, quindi il codice dell'amministrazione digitale, prevede all'articolo 17,1 quater la figura del difensore civico per il digitale, che è una figura terza, imparziale, quindi è proprio un ufficio che prima del 2018 era istituito questa figura presso ogni amministrazione. Dal 1 gennaio 2018 in poi invece è stato istituito a livello centrale presso l'Agenzia per l'Italia Digitale. Cosa è successo? Precedentemente al 2021, quindi fino al 31 maggio 2021, il difensore civico per il digitale trattava le segnalazioni pervenute appunto in merito non soltanto a questi diritti di cittadinanza digitali, ma diciamo tutta la normativa che è proprio in ambito di trasformazione digitale della pubblica amministrazione. Quindi violazioni, presunte violazioni del piano triennale, delle linee guida emanate da AGID, ai sensi dell'articolo 71 del CAD, quindi che hanno natura appunto vincolante, sono cogenti, e anche tutto il resto della normativa in ambito di innovazione e digitalizzazione. Nella seconda parte, infatti, vedremo la parte proprio del regolamento in ambito di accessibilità, quindi c'è la legge 4-2004 che affida un altro compito proprio al difensore civico per il digitale. Quindi precedentemente cosa accadeva? Nel momento in cui il difensore, con regolamento del 2018, anch'esso pubblicato, verificava effettivamente che ci fosse una violazione da parte non solo della pubblica amministrazione, ma anche dai gestori dei servizi pubblici e da parte delle società a controllo pubblico. Quindi tutti i soggetti sostanzialmente pubblici, parliamo anche di società in house, ad esempio, e una volta verificato, quindi con un'istruttoria che coinvolgeva sia il soggetto pubblico, sia magari altri uffici dell'amministrazione, dell'agenzia stessa, valutava e decideva in merito o all'archiviazione, quindi in quanto magari non fondata quella segnalazione, oppure effettivamente invitava l'amministrazione o comunque il soggetto pubblico, società a controllo pubblico, gestore di pubblico servizio, ad adempiere. Questo in relazione proprio con il responsabile per la transizione al digitale, ad esempio per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni, con responsabile della transizione al digitale delle amministrazioni stesse. Infatti, una linea di azione del piano triennale 2019-2021 era proprio quello in capo al difensore civico del digitale di creare una rete sinergica con i responsabili di transizione digitale delle pubbliche amministrazioni centrali. In questo senso, diciamo, si è anche attivato proprio un confronto e alle volte un supporto poi dell'amministrazione stessa per cercare di adempiere a tutte le norme che poi nel corso del tempo sappiamo che il CAD si è modificato tantissime volte e soprattutto diciamo negli ultimi 2 anni anche con il discorso della semplificazione. Infatti vi ho mostrato diciamo la slide, sono ovviamente tutti pubblicati gli inviti ai vari soggetti sul sito proprio del difensore civico che è sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale e sono visionabili, quindi insomma ci si può anche così rendere conto e sono pubblicate anche quelle invece che sono state concluse diversamente, quindi archiviate. Parliamo sempre del periodo fino diciamo al 31 maggio 2021. Invece, successivamente, quindi con questo decreto legge 77-2021, convertito in legge 108-2021, che cosa è accaduto? Che attualmente invece il difensore civico per il digitale accerta invece la non manifesta infondatezza della segnalazione e qualora ritenga appunto questa non manifesta infondatezza, trasmette al direttore generale dell'agenzia la segnalazione con tutta la documentazione
per appunto i poteri nuovi introdotti sempre appunto nel 2021 in capo ad Agid, i poteri di cui all'articolo 18 bis, cioè vigilanza, monitoraggio, eccetera, eccetera. Ma questo sarà oggetto sempre del, diciamo, di un altro webinar, il webinar del 12 in particolar modo. Quindi tendenzialmente i cittadini, diciamo, nel corso del tempo hanno inviato molte segnalazioni, in particolar modo vedremo per l'ambito appunto accessibilità, che vediamo successivamente con il regolamento. Accessibilità da intendersi sempre però non come mancata possibilità di autenticarsi tramite identità digitali, ma mancata possibilità di visionare il sito web o l'applicazione mobile e di fruirne nei termini appunto dell'accessibilità e usabilità, quindi anche per le persone con disabilità. Molte sono anche state trattate per quanto riguarda le comunicazioni. Sappiamo che l'articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale prevede appunto che i cittadini, per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni, possano inviare appunto istanze e dichiarazioni per via telematica. Molto spesso, anche per quanto riguarda, diciamo, i concorsi, ad esempio, o pubblici o altri tipi di servizi, si è appunto attivato questo procedimento in quanto, diciamo, alcune volte non veniva permesso al cittadino di effettivamente trasmettere, diciamo, l'istanza della dichiarazione nelle modalità in cui deve essere accettata in qualsiasi modo previsto dall'articolo 65 l'istanza stessa o la dichiarazione stessa. Ad esempio, l'istanza o la dichiarazione può essere firmata digitalmente. Può essere inviata tramite domicilio digitale, che sia ovviamente insomma domicilio digitale del professionista o della persona, oppure autenticandosi tramite ad esempio identità digitale, quindi ad esempio anche tramite SPID. Altri casi, pagamenti con modalità telematiche, quindi pago PA, assolutamente. Sappiamo che le amministrazioni dovevano quindi aderire in base all'articolo 5 del CAD, per i pagamenti con modalità telematiche, aderendo a pago PA, ma attivando vari servizi, varie tipologie di servizi. Quindi non soltanto, diciamo, ma n effettivamente servizi da fornire al cittadino. Anche in questi casi si sono avute effettivamente delle difficoltà, ad esempio. Il difensore civico, quindi, in questo senso, svolge una funzione di supporto proprio ai cittadini e alle imprese per rendere effettivo, per rendere l'esercizio dei diritti di cittadinanza digitali, di cui si parlerà approfonditamente nei webinar a maggio per la guida dei diritti di cittadinanza digitali, ma che appunto già diciamo sono facilmente reperibili e visionabili in quanto definiti proprio dal codice dell'amministrazione digitale. Quando è stato istituito il difensore civico, sì, diciamo, l'intento del legislatore era quello di creare una figura che facesse da moral suasion, cioè permettesse appunto una formalizzazione, insomma una facilitazione, ecco, facilitare comunque questa trasformazione digitale e soprattutto tutelare cittadini ed imprese. Quindi cosa diciamo può fare il difensore. Sostanzialmente abbiamo visto appunto la parte delle segnalazioni. Quindi per il domicilio digitale, ad esempio, quindi INAD, si verificherà, insomma, si potrà effettivamente utilizzare questo domicilio digitale nel momento in cui sarà possibile, sarà attivo, e al momento, diciamo, comunque il cittadino può comunicare e anche le imprese possono comunicare tramite posta elettronica certificata.
Ad esempio, il Ministero dell'Interno, con decreto ministeriale del 2017, permetteva appunto la notificazione delle sanzioni al codice della strada, delle violazioni, quindi cioè, al codice della strada, e permettendo appunto la notifica attraverso il domicilio digitale, nel caso in cui appunto ci fosse già. Nel caso di INIPEC c'era la notifica, risparmiando appunto diciamo, le spese di notifica per la stessa sanzione. Alcune volte, appunto, il difensore civico per il digitale è intervenuto in questo senso, in quanto si trattava appunto di professionisti iscritti in albi o imprenditori che, essendo il cui domicilio digitale essendo già in INIPEC, veniva appunto notificato questo, doveva essere notificata questa sanzione. Per quanto riguarda invece, diciamo, l'altro registro, in realtà i cittadini, nel momento in cui prevede il decreto, appunto, venga contestata immediatamente la violazione al codice della strada, a quel punto può essere notificato. Cosa è accaduto? Che per il discorso appunto delle linee guida INAD, sempre pubblicate da AGID, per il discorso appunto della migrazione di questi domicili digitali, in realtà si è espresso il garante privacy sul fatto appunto che dovessero essere utilizzati indirizzi proprio del professionista, ad esempio, e quindi non, diciamo, domicili digitali che potessero essere visionabili da terzi. Questo ha fatto in modo che, diciamo, il Ministero dell'Interno non emanasse, diciamo, una circolare, provvedimento in cui specifica appunto di non poter poi effettuare queste notifiche proprio visto il parere poi del garante privacy. Quindi c'è effettivamente una richiesta da parte di molte imprese o professionisti in questo senso, cioè di far tutelare appunto questo diritto a ricevere la notifica delle sanzioni al codice della strada. Altri casi, diciamo, trattati nelle varie, è stato possibile con varie amministrazioni centrali, ad esempio anche in tema di dati aperti o riuso stesso dei dati, riuso anche dei software. Quindi, diciamo, tutte le regole appunto normativamente stabilite dalla legge in generale per l'innovazione della pubblica amministrazione. Quindi, in questo senso si è effettivamente prodotto un beneficio per i cittadini e per le imprese che potevano, diciamo, finalmente vedere soddisfatti, diciamo, questi diritti, ma sicuramente c'è stato tantissimo impegno da parte degli altri soggetti, ripeto, società a controllo pubblico, gestori di pubblici servizi e pubbliche amministrazioni, sia centrali che locali, che hanno effettivamente in molti casi adempiuto, sia a seguito, diciamo, di invito da parte del difensore civico per digitale, sia invece a seguito, cioè, prima, diciamo, di arrivare alla conclusione dell'invito, quindi già con tutto un lavoro in istruttoria con questi soggetti pubblici e con il supporto anche effettivamente di tutta l'Agenzia per l'Italia Digitale, anche nei casi appunto degli accordi territoriali, quindi per i territori digitali, sempre appunto nell'ambito delle attività dell'Agenzia per l'Italia Digitale. Io a questo punto farei una pausa, se siete d'accordo, per procedere successivamente, diciamo, alla seconda parte con il regolamento per l'accessibilità. Benissimo, allora grazie mille Viviana, facciamo una brevissima pausa di 4 minuti, così
5 minuti, così riprendiamo con la seconda parte per arrivare direttamente fino all'una e affrontare poi le domande che già cominciate a porre in chat. Allora, facciamo una breve pausa caffè, ci vediamo qui a 12:29. Grazie. Possiamo riprendere con Viviana la seconda parte di questo webinar che, come sapete, sta affrontando il tema dei diritti di cittadinanza digitale. Viviana, se ci sei collegata, ti lascio la parola. Ok, andiamo avanti fino all'una e poi ci sarà una parte di risposte alle domande che Grazie state ponendo Patrizia. io. Allora, abbiamo visto quindi la parte del regolamento per le segnalazioni CAD che diciamo, possono essere presentate proprio sul sito dell'AGID dove c'è proprio invia una segnalazione. Lì può essere compilato il form e inviata una segnalazione. Quindi solo espressamente al codice di amministrazione digitale e tutte le altre normative che abbiamo detto precedentemente. Lo dico, lo ripeto perché ho notato che in chat appunto c'erano persone che sono arrivate più tardi o dopo, quindi sostanzialmente abbiamo parlato nella prima parte del regolamento del difensore civico per il digitale per le segnalazioni CAD che si conclude appunto in 90 giorni e in queste tempistiche ci sono appunto delle verifiche, quindi c'è tutta un'istruttoria con sia il soggetto segnalato che abbiamo detto essere pubblica amministrazione centrale, gestore di pubblici servizi e società a controllo pubblico, al seguito del quale può o essere archiviata in quanto non fondata, o comunque diciamo nel frattempo invece con tutto il lavoro fatto con il soggetto pubblico si è risolto il problema e quindi l'inadempimento, oppure essere archiviata addirittura all'inizio per in quanto non doveva essere ricevuta. Per vari motivi, ad esempio è già stata trattata, quindi c'è lo stesso segnalante, stesso oggetto della segnalazione, oppure diciamo non è, ci sono delle segnalazioni che non la cui materia non compete al difensore civico per digitale, ma ad altre invece amministrazioni. Oppure, ad esempio, è carente di informazioni. Nel caso invece, difensore civico per digitale verifichi la non manifesta infondatezza, come dice la normativa adesso da giugno 2018, a quel punto trasmette al direttore generale dell'agenzia dell'AGID per essere trattata in base ai poteri di quell'articolo 18 bis del codice dell'amministrazione digitale. Questo è quanto diciamo, abbiamo visto nella prima parte. Invece, adesso vedremo il regolamento proprio per la procedura di attuazione in ambito di accessibilità, quindi previsto dalla legge 4/2004. La legge 4/2004 prevede appunto delle disposizioni in merito all'accessibilità di strumenti informatici, siti web e applicazioni mobili da parte delle persone con disabilità. Quindi ci sono proprio delle regole specifiche, attinenti anche a regole tecniche standard europee, per fare in modo che sia i siti web sia le applicazioni mobili possano essere fruibili, utilizzabili e accessibili per le persone con disabilità. Quindi senza discriminazioni, che è un diritto anche previsto dal codice dell'amministrazione digitale. Infatti, l'articolo 3, diritto all'uso delle tecnologie, prevede appunto che chiunque ha il diritto di usare in modo accessibile ed efficace le soluzioni e gli strumenti previsti dal codice dell'amministrazione digitale ai fini dell'esercizio dei diritti di accesso e della partecipazione al procedimento amministrativo. Quindi si pone proprio l'attenzione sul non solo accessibilità senza discriminazioni anche alle persone con disabilità, ma devono essere anche strumenti usabili dalla maggior parte delle persone, perché persone con disabilità prevediamo anche. Sappiamo anche che può essere chiunque, cioè chiunque può avere anche una disabilità temporanea, ad esempio, e deve assolutamente poter fruire di siti web e applicazioni mobili. Sito web e applicazione mobile sappiamo appunto che applicazione mobile è fruibile
fruibile da appunto device, quindi da tablet e smartphone, mentre invece il sito web anche dal computer, per esempio. Quindi ogni amministrazione deve appunto pubblicare una dichiarazione di accessibilità, quindi ogni soggetto pubblico che nella legge 4 2004 viene definito come soggetto erogatore pubblico deve assolutamente pubblicare una dichiarazione di accessibilità su una piattaforma messa a disposizione appositamente dall'Agenzia per l'Italia Digitale, oltre che pubblicare gli obiettivi di accessibilità entro il 31 marzo, entro il settembre di ogni anno pubblicare la dichiarazione di accessibilità per i siti web e giugno per le applicazioni mobili. Per ogni sito web, perché questo in genere è il punto, diciamo, per ogni sito web istituzionale o comunque del soggetto pubblico bisogna presentare appunto questa dichiarazione di accessibilità, che è assolutamente fondamentale. L'altro riferimento appunto è sempre del codice di amministrazione digitale, sempre nell'ambito del diritto ai servizi online semplici e integrati, in questo caso per la soddisfazione. Quindi la customer satisfaction, se vogliamo dire, del cittadino che deve essere soddisfatto in termini di fruibilità, di accessibilità e tempestività del servizio reso all'utente. E l'amministrazione, il soggetto pubblico, soggetto erogatore pubblico, deve pubblicare poi su i propri siti i dati risultanti, tanto che nel piano triennale appunto c'è l'obiettivo di far aderire le amministrazioni al Web Analytics Italia WAI, proprio per fare in modo da avere una statistica dell'utilizzo da parte degli utenti, dei cittadini, delle imprese, insomma degli utenti in generale, dei siti web della pubblica amministrazione. Quindi devono assolutamente, insomma, aderire mettendosi in contatto appunto con l'Agenzia per l'Italia Digitale e quindi avere un codice di tracciamento per ogni sito web in modo tale che sia disponibile. Questo proprio come linea d'azione, come obiettivo proprio del piano triennale. Quindi questo permette alle persone anche con disabilità di manifestare una soddisfazione in questo senso. Diciamo, la normativa di riferimento in questo ambito di accessibilità è, come abbiamo detto prima, la legge 4 del 2004, la direttiva europea 2016-2102 che è stata recepita nella legge 4 del 2004 e si sta, diciamo, provvedendo all'approvazione dello schema attuativo della direttiva europea 882 del 2019 per quanto riguarda l'accessibilità, l'accessibility act, quindi l'accessibilità di prodotti e di servizi, che sarà però varrà per le imprese private dal 2025, quindi da giugno 2025. Come tutela, quindi, anche qui, oltre al difensore civico per il digitale, quindi alla procedura di attuazione che a breve vedremo, anche qui è possibile per il cittadino, per l'imprenditore, insomma, per chiunque, attivare, ricorrere all'autorità giudiziaria per vedere tutelati i suoi diritti per la tutela giudiziaria in base alla legge 67-2006. Quindi anche qui si può ricorrere, tra l'altro soggetti legittimati sono anche a poter ricorrere, sono anche le associazioni di categoria che in genere appunto sono anche molto, molto attive e con le quali comunque Agit ha contatti proprio per anche la consultazione delle linee guida. Questa normativa prevede appunto, la legge 4 2004 prevede il rispetto delle disposizioni della legge stessa, ma anche rispetto delle linee guida emanate da Agid nel 2020, in ambito di accessibilità proprio degli strumenti informatici, linee guida per i soggetti erogatori pubblici. Infatti, in questo caso, la tutela, diciamo, prevista dalla legge 4 2004 è esclusivamente per la violazione dei requisiti di accessibilità per i soggetti pubblici, quindi i soggetti erogatori pubblici. Sappiamo che c'è l'obbligo anche per i soggetti erogatori privati, quindi
imprese al momento società, diciamo, con un fatturato medio annuo negli ultimi 3 anni attività di oltre 500 milioni, ma qui parliamo espressamente, diciamo, di soggetti erogatori pubblici. Quindi, quale tra, insomma, tra i partecipanti, vedo ci sono molte amministrazioni che hanno sicuramente pubblicato la dichiarazione di accessibilità fatta dal responsabile per la transizione al digitale, che deve accedere appunto alla piattaforma Forma Agid e presentare questa dichiarazione. Nella dichiarazione, tra le varie sezioni, il cui modello è quello della direttiva europea, quindi si è creato un modello che non potesse essere appunto contestato, fosse conforme a quello della direttiva europea, c'è una sezione denominata appunto procedura di attuazione, che è prevista appunto dalla legge 4 proprio per i compiti del difensore civico e digitale. E ci sono due parti, diciamo, una interna, mettiamola così, all'agenzia, e una invece esterna. La parte esterna è quella della possibilità appunto di cittadini e imprese, quindi di chiunque, di presentare un reclamo al difensore civico per il digitale attraverso il link che è presente nella sezione procedura di attuazione della dichiarazione di accessibilità, quindi è già previsto quel link, solo però successivamente a un passaggio, cioè il cittadino che non riesce ad esempio ad accedere, ma nel senso di accessibilità, cioè non riesce a fruire sia delle informazioni, sia proprio dei servizi della pubblica amministrazione, ad esempio comunque di un soggetto pubblico, possono essere anche società, diciamo, che hanno dei contributi, delle agevolazioni pubbliche, comunque società a controllo pubblico, o anche gestori di pubblici servizi, quindi come stabilisce il codice dell'amministrazione digitale, deve poter appunto fruire di questi servizi o diciamo, di queste informazioni, nella modalità però del rispetto delle regole, ad esempio il contenuto web, ad esempio il link è di colore verde o il contenuto appunto non è, diciamo, visualizzabile o leggibile, o addirittura, ecco, anche più frequentemente, un documento scansionato. Infatti, il documento scansionato pubblicato sul sito web o comunque nell'area amministrazione trasparente non è leggibile dai lettori per le persone con disabilità e quindi non è visionabile. Deve essere assolutamente un documento informatico, con nascita informatica e firmato digitalmente. In questo modo è leggibile dalla strumentazione particolare appunto di queste persone con disabilità. Diversamente, il documento scansionato è un'immagine che assolutamente non è leggibile. I documenti anche essi devono essere, per esempio, devono rispettare delle regole. Anche qui ci sono delle indicazioni dell'agenzia proprio per rendere il documento, anche un PDF, diciamo, accessibile al termine, in questa accezione qui, fruibile. Quindi il cittadino, l'imprenditore, insomma, chiunque può presentare questo reclamo, ma prima di tutto deve attivare il feedback, il meccanismo di feedback, che anch'esso è nella sezione della dichiarazione di accessibilità, cioè il soggetto erogatore pubblico prevede in quella dichiarazione di accessibilità un, ad esempio, indirizzo email o una PEC a cui cittadino, l'imprenditore può inviare il feedback dicendo il documento è formato immagine, non lo riesco a vedere. A quel punto il soggetto erogatore pubblico, l'amministrazione o gli altri soggetti che abbiamo detto prima, quindi gestori e società a controllo pubblico, diciamo in particolare il gestore di servizi pubblici che anche magari ha un responsabile per la transizione digitale, devono rispondere necessariamente entro 30 giorni dal momento in cui ricevono sostanzialmente la notifica, quindi la comunicazione di questo feedback. Qualora invece entro 30 giorni, dopo 30 giorni, non ci sia una risposta o la normativa parla di risposta insoddisfacente, solo a quel punto il cittadino o l'imprenditore
può attivare il meccanismo della procedura di attuazione nei confronti del difensore civico per il digitale. Alle volte è capitato che, diciamo, nei reclami appunto ci fosse il discorso non riesco ad accedere, ad esempio, tramite identità digitale. In quei casi lì è stato trattato appunto come segnalazione del codice dell'amministrazione digitale. Anche la violazione, per esempio, delle linee guida AGID, accessibilità a strumenti informatici, anche quello viene trattato come segnalazione al codice dell'amministrazione, perché dicevamo appunto prima che vengono trattate tutte le presunte violazioni a ogni normativa in ambito di innovazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione. In questo caso invece ci troviamo proprio di fronte al mancato rispetto delle regole previste dalla legge 4, ma anche previste dalle linee guida accessibilità, regole proprio tecniche standard dei contenuti dei siti web e delle applicazioni mobili. In questo caso, cosa accade? Com'è il procedimento? Quindi, in questo caso, una volta che il difensore civico per il digitale ha ricevuto il reclamo, lo tratta e quindi diciamo, lo verifica attraverso anche appunto, la competenza dell'ufficio interno all'agenzia stessa in ambito di accessibilità ed usabilità degli strumenti informatici. Può mettersi appunto in contatto, come è un po' anche nell'altro regolamento, con gli RTD o comunque con il soggetto erogatore pubblico. Chiedendo appunto informazioni, chiarimenti, cercando anche di avere delle alternative di soluzione, perché nel momento in cui si fa questa dichiarazione accessibilità, è vero che i contenuti dei siti web devono essere inseriti non accessibili, devono essere inseriti nella parte appunto dell'onere sproporzionato. Ad esempio, potrebbero esserci dei contenuti che non sono accessibili, ma per onere sproporzionato. Questo onere sproporzionato può essere un onere organizzativo o finanziario eccessivo o un onere che non permette, diciamo, di far svolgere l'attività normale del soggetto erogatore pubblico. A quel punto, quindi, nel caso in cui ci sia un onere sproporzionato, questo viene valutato anche dal difensore civico per il digitale, sempre nella parte dell'istruttoria con il soggetto pubblico. E altrimenti, diciamo, anche in caso comunque di onere sproporzionato, il soggetto erogatore pubblico deve sempre comunque mettere eventualmente a disposizione una soluzione alternativa, anche se quelle che doveva non le ha potute mettere a disposizione proprio per un discorso di onere sproporzionato, come descritto prima. Quindi soluzioni alternative e comunque alla fine diciamo il difensore civico per il digitale può disporre eventuali misure correttive, quindi comunicandole al soggetto erogatore pubblico in modo tale che effettivamente il cittadino, l'imprenditore, insomma il chiunque della norma possa effettivamente fruire appieno senza discriminazione di quel servizio o insomma di quell'informazione in generale. Questa è la parte, diciamo, esterna, cioè rivolta al cittadino per il caso dei reclami. In caso invece c'è una procedura invece interna, nel senso che l'Agenzia per l'Italia Digitale nei suoi compiti può contestare la dichiarazione di accessibilità oppure, diciamo, durante il monitoraggio verificare che c'è stato un esito insoddisfacente del monitoraggio. In questi due casi, l'Agenzia per l'Italia Digitale comunica al difensore civico, per il digitale, appunto, da adesso in poi magari lo possiamo chiamare appunto difensore digitale, per valutare, e quindi anche qui fare un'istruzione con il soggetto erogatore pubblico e verificare se ci sono appunto soluzioni alternative, verificare anche se questo è dovuto ad un onere sproporzionato e in quel caso comunque diciamo fare in modo che il soggetto pubblico adempia comunque. Quindi in questo caso diciamo il regolamento prevede una tempistica
un po' più lunga, che sono diciamo di 150 giorni, quindi diciamo 5 mesi, per fare in modo appunto che ci possano essere delle effettivamente delle soluzioni tecniche che permettano l'esercizio di questo diritto. Il regolamento appunto è stato emanato nel 2019, è stato pubblicato appunto proprio per questa legge 4. Che cosa accade per i soggetti erogatori? Che tipo di responsabilità hanno? I soggetti erogatori pubblici hanno appunto una responsabilità di tipo dirigenziale e disciplinare. L'inosservanza delle regole è rilevante appunto ai fini della misurazione, della valutazione, della performance individuale dei dirigenti, e ci sono anche responsabilità penali e civili. Nell'ambito appunto del difensore, quindi c'è tutta la parte ovviamente anche nella guida dei diritti, ripeto, qui appunto ha lavorato l'ufficio del difensore civico per il digitale e che è stata pubblicata a marzo, c'è tutta anche una parte descrittiva di questa accessibilità, anche la tutela ovviamente è sempre prevista. E ci sono pubblicati anche dei casi pratici, fermo restando che sono visionabili proprio per il discorso della trasparenza e dei dati aperti, sono pubblicati sul sito gli inviti e diciamo, le archiviazioni. Per questa tipologia, appunto, l'importante è che arrivi al cittadino e all'imprenditore, diciamo al chiunque, la differenza appunto tra accesso tramite identità digitale rispetto ad accessibilità degli strumenti informatici che invece devono essere appunto accessibili ed usabili senza discriminazione. Infatti, usabilità lo utilizziamo appunto come termine considerando anche la terminologia inglese user friendly, quindi deve essere assolutamente fruibile, utilizzabile da chiunque, assolutamente, quindi anche diciamo tutte le persone. In questo caso, appunto, in questo quadro normativo si sono delineati questi regolamenti proprio per la tutela dei diritti di cittadinanza digitali. E appunto i contenuti dei siti web e delle applicazioni mobili, ad esempio, se non possono essere fruite, il cittadino comunque contatta, il primo diciamo, soggetto ad essere contattato è proprio il soggetto erogatore pubblico. Io vi chiedo a questo punto, allora, se diciamo. Potremmo passare comunque alla diciamo, parte delle domande. I giorni del regolamento, questo qui del 2019, quindi sull'accessibilità, mi hanno detto sono 150 giorni. Quello invece delle segnalazioni CAD sono 90. Quindi vi chiedo, ecco, qualora insomma, ci siano delle domande, possiamo aprire Patrizia la parte delle domande. Allora, Viviana, ti mettiamo le domande nel box delle domande che vedi sotto il contatore, così mano a mano noi le prendiamo dalla chat e te le sottoponiamo lì dove tu le vedi meglio. Se vuoi cominciare a rispondere. Ok, allora, Ti conviene leggerle sempre un po' a sì. beneficio degli altri, quindi di leggerle a voce alta. Ok, grazie. Allora, è stato citato INAD, è possibile sapere i tempi per l'integrazione da parte dell'EPA con INAD e le modalità? Grazie. Allora, non è ovviamente tema di questo webinar, diciamo che è previsto, appunto, essendoci state già le linee guida, ovviamente si è attivati per mettere a disposizione il registro, il domicilio digitale, l'indice dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti non iscritti in albi. Però diciamo, ecco, saranno comunque tutti pubblicati.
L'utente che rivolge il ricorso ai vertici della stessa amministrazione inadempiente, esempio mancata lavorazione di un'istanza, articolo 65 CAD, può, deve ricorrere anche al difensore. Allora, il ricorso all'autorità giudiziaria sono due tutele diverse. La tutela del difensore civico per il digitale è una tutela di tipo amministrativo, non è una tutela di tipo giudiziario. L'altro invece è di tipo diciamo giudiziario, quindi ovviamente sappiamo la differenza, nel senso ci può essere eventualmente nel caso dell'autorità giudiziaria una sospensione, ma anche proprio un, diciamo, una sentenza di adempimento con il valore legale che ha appunto una sentenza di adempimento, mentre invece l'attività del difensore civico digitale è proprio di amministrazione, di una tutela di tipo amministrativo che consente e facilita la trasformazione digitale, quindi diciamo più mirata anche eventualmente proprio alla facilitazione e al supporto anche del soggetto pubblico proprio per fare in modo che adempia, quindi più specifico, più mirato, ma di tipo diciamo amministrativo. Non so se ho risposto quindi alla domanda. Nel caso comunque potete ovviamente continuare a diciamo dettagliare o insomma fare altre domande in quell'ambito. Premesso che i vari adempimenti riferiti all'articolo 18 bis coinvolgono trasversalmente tutte le aree dirigenziali di un ente, eventuali inadempienze a chi sono contestate? All'ente in generale, ai dirigenti o all'RTD. Allora, questa parte del 18 bis, ovviamente non voglio spoilerare, la vediamo nel webinar del 12, però tendenzialmente sia diciamo, il difensore, precedentemente gli inviti del difensore civico digitale erano comunque responsabile per la transizione digitale o comunque ai vertici, diciamo, ai dirigenti sempre dell'amministrazione, quindi ai vertici dell'amministrazione. In più, se non, appunto, qualora non fosse adempiuto, diciamo, c'era il discorso del procedimento disciplinare, quindi quello prevedeva una comunicazione, cioè se a seguito dell'invito non veniva adempiuto, quindi non veniva, diciamo, messo a disposizione il servizio, comunque reso tutelato appunto il diritto di cittadinanza digitale, a quel punto valeva come comunicazione per il procedimento disciplinare, quindi anche all'ufficio proprio sanzioni disciplinari. Per cui si parla comunque sempre di ovviamente dirigenti, vertici. Qualora alcuni punti previsti dall'articolo 18 bis del CAD, come ad esempio il fascicolo digitale del cittadino, non possa trovare immediata completa attuazione, vista anche l'assenza di piattaforme tecnologiche complete per l'erogazione di tali servizi e di processi di dematerializzazione molto costosi, cosa potrebbe essere contestato all'ente non completamente pronto su tale fronte? È prevista una piattaforma nazionale per la gestione del fascicolo del cittadino, sarebbe in tal caso inutile e dispendioso operare in autonomia laddove ci sono già progetti nazionali. Allora, abbiamo parlato appunto del piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione e sappiamo che ci sono degli obiettivi. Adesso poi con anche il discorso del PNRR ci sono degli investimenti appositi per obiettivi, quindi diciamo è un po' in coordinamento con gli obiettivi sia ovviamente dell'Europa, dell'Agenda Digitale Europea, sia di quella appunto nazionale, quindi il piano, la strategia 2026 presentata dal ministro. Quindi ci sono tutti questi progetti, ovviamente c'è da parte dell'amministrazione il supporto, nel senso che nell'ambito appunto anche territori digitali, quindi le amministrazioni locali, c'è sicuramente un supporto, cioè l'Agenzia per l'Italia Digitale mette a supporto dei toolkit o comunque degli strumenti per facilitare appunto questa trasformazione digitale. Per quanto riguarda il fascicolo, ci sono alcune amministrazioni informatico, ci sono alcune amministrazioni locali che l'hanno messo già a disposizione.
permettendo al cittadino appunto di accedere proprio a un fascicolo. Ci sono progetti, sicuramente c'è una progettazione nazionale che deve essere coerente, adesso appunto anche nei webinar precedenti, no, del piano triennale, poi so che insomma saranno di nuovo in programmazione nell'ambito dell'informazione e formazione dell'EPA, anche il format per il piano triennale, quindi è stato messo a disposizione all'agenzia un format proprio per facilitare, diciamo, anche proprio gli obiettivi cioè la messa a fuoco degli obiettivi di trasformazione digitale delle amministrazioni che siano così in regola e coerenti con le linee di azione e gli obiettivi proprio del piano triennale. Quindi anche in questo senso, insomma, si è supportati. Per cui poi ci sono il discorso comunque del riuso, ovviamente, quindi la piattaforma di Developers che mette a disposizione chi appunto ha diciamo sviluppato sia internamente che esternamente, come intendo pubblica amministrazione, la pubblica amministrazione che ha sviluppato internamente e esternamente un software lo può mettere a riuso e può essere questo stesso software essere preso a riuso da altre amministrazioni, quindi insomma in generale anche così per la gestione. Comunque la risposta sintetica è sì, ci sono progetti nazionali e ci sono anche delle disponibilità, quindi passo alla domanda successiva. Dunque, giorni solari, si riferisce al discorso su quanto aspettare prima di fare reclamo al difensore civico. Allora, immagino che la domanda di Martina Bernasconi sia per i 30 giorni per il meccanismo di feedback che deve essere precedente alla procedura di attuazione del difensore civico per il digitale. Immagino siano quelli. Quindi 30 giorni sono nel momento in cui la persona con disabilità, ad esempio, va su un sito web o un'applicazione mobile, vede effettivamente che un contenuto non è accessibile ed usabile. Può inviare un feedback al soggetto erogatore pubblico e a quel punto, dopo 30 giorni, quindi dalla notifica di quel feedback, può presentare il reclamo al difensore civico per il digitale. Ovviamente, deve allegare, chiaramente nel momento in cui presenta il reclamo al difensore civico per il digitale, deve allegare la comunicazione, quindi obbligatoriamente allegare sia quello che ha ricevuto in risposta, qualora ha ricevuto in risposta qualcosa ma che non era soddisfacente, oppure se non ha proprio ricevuto nulla, deve comunque specificarlo, ovviamente che non ha ricevuto alcun riscontro, alcuna risposta. Sì, esattamente, ok, quindi era quella che ho risposto. Esiste un rapporto su segnalazione al difensore civico, numero, tipologia di segnalazione, esito, archiviazione, sviluppi, sanzioni. Allora, Francesca Zampa, dunque ci sono, come ho detto, ci sono pubblicate sul sito dell'agenzia, ritorno alla slide così magari. Sono pubblicate sul sito dell'agenzia, sono pubblicate, non vedo più però la domanda di prima, Francesca Zampa, se me la potete lasciare, grazie alla domanda precedente, così ce l'ho comunque sotto mano. Ok, grazie. Allora, sono pubblicati gli inviti che c'erano, appunto, abbiamo detto fino al 31 maggio 2021 con le precedenti competenze del difensore civico digitale. Sono pubblicate anche le archiviazioni, quindi come si sono concluse le altre segnalazioni. Lì ci sono, diciamo, le questioni, quindi le categorie, se vogliamo, delle segnalazioni. Sanzioni non ce ne sono, cioè per il difensore civico per il digitale non sono previste sanzioni, nel senso non può assegnare sanzioni ai soggetti pubblici, ma le sanzioni invece sono previste per il 18 bis che vedremo appunto nel webinar del 12. Quindi sono comunque dati appunto pubblici e visionabili. Passo adesso alla domanda successiva.
Paola Sorci, se il sindaco non ha nominato l'RTD, è corretto che in indice PA venga riportato il nome del sindaco stesso. Può ritenere che assolva le funzioni RTD ove non le deleghi con specifica nomina o dovrebbe essere riportato l'organo amministrativo di vertice, ad esempio segretario, anche se non formalmente incaricato. Allora, ogni amministrazione ovviamente è obbligata, diciamo, a nominare e pubblicare sull'indice PA il responsabile per la transizione digitale, che ovviamente deve essere interno e tendenzialmente un ufficio, quindi di vertice dirigenziale, perché si relaziona appunto con i vertici dell'amministrazione. L'articolo 17 del codice dell'amministrazione digitale prevede che il responsabile della transizione digitale debba avere competenze. Quindi di informatica giuridica, quindi tecniche, diciamo, giuridiche e amministrative e anche manageriali, quindi competenze insomma varie. Per cui appunto proprio per tutte le attività che sono previste sia dall'articolo 17 sia dalla circolare 3 del 1 ottobre 2018 della precedente ministra Bongiorno. E quindi effettivamente deve avere queste competenze sia tecniche, sia giuridiche, sia di informatica giuridica, sia manageriali. Per le amministrazioni locali c'è la possibilità di, questo è previsto sia dall'articolo 17, nell'ultima parte, sia dalla circolare 3, la possibilità di nominare un RTD comune anche per convenzioni. Quindi, ad esempio, nel caso di unione di comuni, consorzi, è possibile nominare un unico responsabile per la transizione al digitale in forma associata o anche un RTD in forma associata quindi per più soggetti, proprio per le amministrazioni locali. In questo senso l'agenzia ha sempre tra le linee di azione del piano triennale, mette a disposizione appunto un vademecum, diciamo proprio sul discorso dell'RTD associato, quindi in questo caso. Per cui l'importante è che sia una figura, può essere per esempio sia il sindaco sia il segretario, può essere anche un funzionario con pro tempore, diciamo, funzioni tali che possa essere un responsabile per la transizione digitale. L'importante è che sia ovviamente un dipendente con queste caratteristiche che possa relazionarsi e rapportarsi ai vertici. Spero di aver risposto, insomma, un po' alla Sorci. Ah, può indicarci le amministrazioni che hanno implementato il fascicolo del cittadino. Allora, come esempio c'è il Comune di Milano, che ha messo a disposizione il fascicolo del cittadino, ma appunto, ripeto, questo era già una disposizione, ovviamente che nel CAD c'è da tempo, ma anche comunque c'è questa progettualità, insomma, in generale. E non so se ci sono anche altre domande ancora. Ok. E va bene, non mi sembra insomma ci siano altre domande, ma anche al di là delle domande, non so, insomma, confronti. Comune di Milano ha messo a disposizione diverse cose a cui noi dipendenti statali non possiamo accedere. Allora, i servizi ovviamente sono per tutti, quindi chiunque può accedere ai servizi, per cui non è soltanto, cioè ci sono anche casi appunto di dipendenti che invece devono, però se sono appunto servizi in rete, online, pubblici, quindi assolutamente devono essere servizi aperti al pubblico, non ovviamente, ad esempio l'intranet ovviamente non è aperto, cioè proprio per, no, internamente per i dipendenti. Ci sono delle domande ancora in corso, tra un po' le leggo.
Allora, ci sono casi in cui il difensore civico si trova davanti a reati veri e propri, cosa succede? Allora, come in tutti i casi, diciamo, delle amministrazioni, nei casi in cui ci sono reati, ovviamente devono essere comunicati poi alle forze dell'ordine. Al momento, fortunatamente, non è successo, però chiaramente come tutte le quello è un comportamento, diciamo, come tutte le amministrazioni che si devono comunicare. Ad esempio, qualora, ma anche nel regolamento, diciamo, del difensore è previsto, esempio, che se ci sono dei casi di competenza dell'ANAC da far presente proprio all'ANAC, questi vengono comunicati. Quindi è sempre il discorso, appunto, della comunicazione insomma, alle autorità competenti. No, mi riferivo a servizi messi a disposizione per i professionisti, ma noi che dovremmo accedere anche senza il comune non ci accediamo. Provo allora a vedere, insomma, se ho. Allora, i servizi, allora, il comune ovviamente può mette a disposizione dei servizi in rete, quindi aperti al pubblico, che sia la possibilità appunto di un form, magari presentare un'istanza, una dichiarazione, oppure chiedere certificati, ma in questo caso vediamo che è NPR, oppure pagare per esempio tramite Pago Pia, eccetera, eccetera. Quindi in questo senso ci accedono sia i cittadini sia i professionisti. Le pubbliche amministrazioni ovviamente hanno, in base all'articolo 74, che poi è stato rimesso successivamente, era stato abrogato, diciamo, dal decreto legge 77, il comma del discorso del 28 febbraio 2021, no? Entro cui, diciamo, le amministrazioni dovevano mettere a disposizione la possibilità di autenticarsi i servizi tramite identità digitali. Quella era la data di scadenza, poi è stata, diciamo, rimessa, nel senso che comunque le amministrazioni ormai in via esclusiva permettono l'accesso ai servizi tramite identità digitale, quindi cittadini e professionisti ovviamente. Non c'è più il discorso del login, che era fino semplicemente al 30 settembre 2021, ma con precedenti credenziali. Invece adesso è tutto ovviamente con carta d'identità elettronica, SPID e carta nazionale dei servizi. Quindi appunto se sono servizi aperti a tutti, sia professionisti sia diciamo, cittadini possono diciamo, accedere per questi servizi che dicevamo che sono tutelati, appunto sono diritti di cittadinanza digitale. Non so se ci sono delle specifiche ulteriori da Prefettura Grosseto proprio per diciamo, comprendere al meglio insomma, l'esigenza. Allora, sono previste delle azioni di comunicazione che coinvolgano i cittadini per far conoscere loro i diritti di cittadinanza digitale. Allora, delle azioni di comunicazione, si può conoscere di cui e loro tutele. Allora, questa è sicuramente un'azione di comunicazione. Infatti, si è creato questo ciclo di webinar per cittadinanza digitale proprio per diffondere, far conoscere. Quindi, si potevano iscrivere ovviamente chiunque, non soltanto pubbliche amministrazioni, gestori, società a controllo pubblico, ma anche cittadini, imprese, professionisti. Quindi, chiunque. C'è un discorso anche ovviamente di Open Government Plan, quindi c'è un'azione proprio che è cittadinanza digitale che deve permettere appunto diciamo, la consapevolezza da parte dei cittadini dei diritti di cittadinanza e anche c'è tutto un discorso ovviamente di obiettivi dell'alfabetizzazione dei cittadini con appunto le competenze digitali di base. Quindi, ripeto, questo ciclo di webinar è stato proprio creato per fare in modo che vengano diffusi questi diritti. È disponibile una bozza di nomina di un RTD per le aree interne, singoli comuni emettono, non riesco a vedere bene la domanda.
No, forse la chat riservata un po' più spostata a destra, perché mi copre proprio la... Ok, perfetto, grazie. Allora, è disponibile una bozza di nomina di RTD per le aree interne. I singoli comuni emettono singole delibere di nomina oppure può prevedere il comune capofila. Allora, immagino Antonio Mauro si riferisca all'RTD in forma associata. Perché intendo comune capofila, quindi immagino che si tratti di consorzi o unioni di comuni. Comunque, ad ogni modo, ovviamente il comune, o che sia un consorzio di comuni o un'unione di comuni, deve, ovviamente ci deve essere il provvedimento amministrativo di nomina, e quindi in questo caso la delibera, però ripeto, si può fare una delibera di nomina di un unico responsabile della transizione digitale. Per vari comuni, il caso poi sia appunto il consorzio o l'unione. In quel caso, ovviamente, okay, sì, esattamente, ovviamente deve essere specificato tutti i compiti e il rapporto, soprattutto con i vertici dell'RTD unico, con i vertici dei singoli comuni, qualora sia appunto per convenzione, diciamo, in forma associata, o anche proprio di unione e comuni. Quindi tendenzialmente anche in casi di esempi di consorzi e comuni, specifica il rapporto tra l'RTD, anche perché l'RTD, come sappiamo, ha tutta una serie di attività, sono tantissime proprio per la trasformazione al digitale, e quindi ovviamente deve proprio rapportarsi con quello, perché poi ogni comune, ovviamente, magari. Allora, sicuramente sono esigenze comuni, tra comuni, scusate il gioco di parole, però, e quindi a maggior ragione si riesce di più. A volte è difficoltoso proprio il rapporto con i vertici, in questo caso quindi con i sindaci, potrebbe essere difficoltoso, e quindi diciamo è importante che ci sia. Si è specificato in questo senso un tipo di rapporto proprio di comunicazione, di interconnessione. Non so, Antonio Mauro, spero di aver risposto. Quindi ci deve essere un'unica delibera praticamente di nomina, insomma, nel caso in cui sia unita. Allora, ok, non è una domanda, quindi nulla. Leggo, questa può essere magari tenuta in considerazione invece per un discorso di, magari chiedo appunto a Formez di lasciarla come, non come domanda, ma come diciamo punto di riflessione io comunque ricordo ovviamente che si può sempre inviare insomma segnalazione al difensore civico del digitale, quindi lasciandola diciamo come punto di riflessione, chiedo di mandarla. Sì, il discorso infatti diciamo, è molto magari lungo in questa sede, cioè non è la sede magari il webinar però ripeto, insomma, ci sono assolutamente al di là poi della segnalazione, c'è comunque la parte di territori digitali, diciamo, per le amministrazioni locali, quindi eventualmente si può anche, o anche il discorso di ANCI, comunque farlo presente eventualmente ad ANCI o insomma per il discorso NPR, Ministero dell'Interno, quindi insomma ci sono varie possibilità. Non mi sembra di vedere altre domande, giusto chiedo conferma, per cui Allora, non ci sono altre domande, quindi a meno che non ne arrivino proprio. Ecco, Ah, ecco, invece c'è. adesso ne è arrivata una. Ne Ok. Allora si parlerà è arrivata tempo si reale. parlerà del principio One Soli del CAD, che purtroppo per esperienza personale viene per forza di cose. No, allora, invece no, allora il principio del One Soli, tra l'altro si ritrova anche nella guida diritti cittadinanza, ma è un principio cardine proprio di cioè è il principio in assoluto, anzi non diciamo, viene sempre preso in considerazione,
Allora, quello ovviamente è per fare in modo che il cittadino sia facilitato e quindi non debba comunicare sempre gli stessi dati. Quindi diciamo è un discorso poi più ampio di amministrazioni, poi di piano triennale, quindi sull'interoperabilità, quindi sulle piattaforme, eccetera, eccetera. Però sicuramente il principio del one solely è ritenuto fondamentale. Ci sono state anche segnalazioni del codice dell'amministrazione digitale proprio sul discorso del principio one solely. Quindi viene assolutamente preso in considerazione sia come obiettivo, ripeto, del piano triennale, sia proprio come obiettivo in assoluto. È un principio cardine stabilito proprio dall'Europa, perché abbiamo la parte del human centered, quindi l'utente, il cittadino al centro, e quindi assolutamente importante. L'agenzia, insomma, tiene molto in considerazione, quindi proprio dà delle indicazioni proprio in questo senso, quindi assolutamente se ne parla. Ok, forse era l'ultima domanda, non lo so, Patrizia, penso di sì. Questa era veramente l'ultima domanda. Quindi sì, ringraziamo tantissimo Viviana De Paola che sarà con noi anche la prossima settimana. Infatti l'invito è a collegarvi anche martedì prossimo alla stessa ora per la seconda parte sulla tutela dei diritti di cittadinanza digitale. E quindi appunto si approfondiranno ancora altri temi. Io vi ricordo che venerdì invece c'è il secondo webinar del ciclo sul piano triennale per l'informatica, per chi appunto poi volesse partecipare anche a quel ciclo di webinar. Quindi io vi ringrazio, chiudiamo un po' Patrizia, prima se perché posso, visto appunto che abbiamo abbiamo ancora esaurito tutta la scusami se ti parte di sì, ho visto adesso che c'era un'altra sì, domanda. A Sì, questo punto, pure sì. giusto veloce, come ne parliamo, il codice di condotta tecnologica, ne parliamo il 12, quindi perché è un punto sempre sul 18 bis. Oh, ok. Poi naturalmente sulla pagina di Eventi PA adesso trovate la descrizione generale del prossimo webinar, ma a breve vi metteremo anche il programma e quindi potrete vedere gli argomenti che si dettaglieranno di più la prossima volta. Così come appunto vi volevo anche dire che sulla pagina di Eventi PA trovate dei materiali, trovate i link a dei materiali che abbiamo messo a disposizione proprio per approfondire le parti, le sezioni di contenuto che andiamo ad affrontare. Trovate i regolamenti del difensore civico per il digitale, il regolamento di vigilanza sugli obblighi di transizione digitale e la guida dei diritti di cittadinanza digitale. Tutto questo sulla pagina di Eventi PA, che come sapete, rispetto ai contenuti, alla registrazione, alle domande degli esperti, eccetera, eccetera, è il nostro punto di riferimento. Quindi io, se non c'è nient'altro appunto ancora da esplorare, chiudo. Allora, per i prossimi webinar sullo stesso evento non c'è necessità di una nuova iscrizione, giusto? Allora, questo lo verificate dalla pagina di Eventi PA. No, voi che siete iscritti, no, però potete eventualmente pubblicizzare con i vostri colleghi, con le persone interessate, perché noi lasciamo le iscrizioni ancora aperte. Quindi vi rimando a martedì prossimo. Allora, le iscrizioni si aprono per chi non è ancora iscritto, esattamente. Quindi vi rimando allora a martedì prossimo, sempre alla stessa ora. Noi ci ritroviamo qua appunto con gli stessi esperti e per i materiali consultate la pagina di Eventi PA. Per chi volesse appunto approfondire anche i temi del piano triennale, la prossima volta venerdì affronteremo il tema del monitoraggio del piano triennale per l'informatica, sempre con i nostri esperti di Agid. Vi saluto e vi ringrazio tantissimo. Grazie ancora Grazie, Viviana per grazie Patrizia, l'esaustività. arrivederci, Grazie mille. grazie, arrivederci a A tutti. presto. A presto.